ciao amorosissimi oggi con questo video tutorial andremo insieme a vedere come si realizza questo particolarissimo coprispalle ai ferri veramente molto molto semplice da realizzare ma di grande effetto lo vedete è veramente molto molto carino la particolarità del coprispalle è data dalla rifinitura con un filato peloso e dalla forma un po insolita di questo di questo coprispalle che sarà perfetto da indossare veramente in in tante tante occasioni, soprattutto nelle occasioni delle feste, nelle quali ci piace sempre sentirci un attimino più particolari. È una taglia unica, quindi va bene per una taglia da una 40 a una 50. L'unica regolazione che dobbiamo fare è quella del collo, che però faremo andando a posizionare i bottoni a seconda della grandezza. Se poi lo volete ancora più ampio, vi basterà andare a lavorare più ferri del punto che andremo appunto a realizzare. Così lo vedete davanti e Vedete l'ampiezza la particolarità del progetto che cade dietro a mantellina. Non ci rimane che andare a vedere cosa occorre e come si realizza. Per realizzare il mio coprispalle. Io ho utilizzato il filato Morris della Tesla, che ha un filato veramente particolarissimo, un filato fiammato, quindi irregolare e ha una, una serie di giochi eh, di Lurex all'interno, che gli danno appunto questi punti luce molto molto particolari. E di Morris ve ne occorre una rocca. Per le rifiniture ho utilizzato il filato Dion, che è il filato pelliccioso. Ho lavorato tutto il progetto con i ferri in linea numero 8. Però, volendo, potrete utilizzare tranquillamente anche i ferri circolari. Poi ci occorre un uncinetto numero 5, due bottoni gioiello bianchi, una godalana o un tira fettuccia e un paio di forbici. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza il nostro coprispalle Regina delle Nevi. Iniziamo andando a montare con il sistema che preferiamo 139 maglie sul nostro ferro. Io le monto con il mio sistema complesso, nel canale trovate il tutorial dove vi spiego tutti i tipi di avviatura. Quindi sceglierete quello che preferirete. Io preferisco questo perché mi realizza già una sorta di bordino iniziale nel, nel, nella lavorazione procedo quindi con il montaggio delle mie 138 maglie procediamo con la lavorazione del primo ferro che sarà fatta nel rovescio del lavoro ai fini della lavorazione poco importa però ve lo dico a titolo informativo questo è un punto se lo volete utilizzare per realizzare altri progetti perché è un punto molto bello che si sviluppa su un multiplo di 6 maglie più una. Procediamo con la lavorazione del primo ferro. In questo progetto, io non farò il vivagno, andrò a lavorare tutte le maglie. Vado a lavorare inizialmente due diritti, adesso procedo con tre rovesci e tre diritti. Quindi qualsiasi sia il metodo che voi utilizzate, se lo lavorate con i ferri circolari o con i ferri in linea, come nel mio caso, andrete a lavorare tre rovesci e tre diritti per tutto il ferro. Tre rovesci e tre diritti. Uno, due e tre diritti. Terminiamo il ferro con tre rovesci e due diritti. Ora voltiamo e procediamo con il ferro numero 2, iniziando con due rovesci e procediamo andando a lavorare tre diritti e tre rovesci. 1 due e 3. Tre. tre diritti e tre rovesci. Sino al termine del ferro. Terminiamo il ferro con gli ultimi tre diritti e due rovesci. Procediamo con il terzo ferro e andremo a ripetere esattamente il ferro numero 1. Quindi facciamo due diritti, tre rovesci e tre diritti. 1, 2. 3. 3 rovesci e 3 diritti, che ripeteremo sino al termine del ferro, che terminerà con tre rovesci e due diritti. Procediamo con il ferro numero 4, che inizierà con due diritti sui due rovesci, quindi uno e due diritti. E ora ripetiamo sino al termine del ferro un gettato, una accavallato doppio. Quindi passo la prima maglia senza lavorarla, lavoro insieme a diritto le due successive. E a cavallo la maglia passata un gettato e tre diritti uno due e tre e ripeto un gettato un accavallato doppio un gettato e tre diritti uno due e tre un gettato una accavallato doppio un gettato e tre diritti sino al termine del ferro terminiamo il ferro con un gettato, un accavallato doppio, un gettato e due soli diritti, uno e due. Procediamo con il quinto ferro e andiamo a ripetere il ferro numero due, quindi iniziamo con due rovesci e poi procediamo con tre diritti. Il diritto lo lavoriamo normalmente, entrando normalmente nel gettato, quindi uno. 2 3 diritti e 3 rovesci 1 2 e 3 rovesci 3 diritti quindi entrando nel gettato normalmente 1 2 e 3 diritti e 3 rovesci terminiamo il ferro con tre diritti e due soli rovesci procediamo con il ferro numero 6 che inizierà con due diritti proseguirà come il ferro 1 quindi tre rovesci 1 2 3 rovesci e 3 diritti 1 2 e 3 diritti 3 rovesci e 3 diritti sino al termine del ferro che finirà con tre rovesci e due diritti nel ferro numero 7 ripeteremo il ferro 2 quindi due rovesci 3 diritti e 3 rovesci 1-2. 3 diritti 1-2 e 3 rovesci fino al termine del ferro che terminerà con 3 diritti e 2 rovesci. Procediamo adesso con l'ottavo e ultimo ferro del motivo completo e poi andremo a ripetere dal primo sino all'ottavo. Iniziamo con due assieme a diritto. Quindi le prime due maglie le prendiamo insieme a diritto un gettato tre diritti sui tre rovesci un gettato e una cavallata doppio quindi passo la prima maglia lavoro a diritto le due maglie insieme e a cavallo un gettato uno due tre diritti un gettato e una cavallata doppio Ripeto sino al termine del ferro un gettato tre diritti un gettato e una cavallato doppio. Termino il ferro con un gettato tre diritti, un gettato e una cavallato semplice. Come detto, terminiamo il ferro con un gettato e una accavallato semplice, quindi passo la prima maglia, lavoro la seconda e a cavallo la prima sulla seconda. E così ho terminato il motivo. Adesso procedo con la lavorazione dei ferri dal numero 1 al numero 8. Una volta raggiunta l'altezza di 48 cm di lavorazione, procediamo col fare un ferro completamente a rovescio. Adesso andiamo a lavorare a chiudere 58 maglie. Dopo aver lavorato il ferro a rovescio, vi ritroverete ovviamente davanti tutti i diritti e andiamo a chiuderne 58. Quindi, uno lavoro il primo, lavoro il secondo e a cavallo il primo sul secondo lavoro il terzo chiudo la seconda maglia. 2 lavoro e a cavallo. 3 lavoro e a cavallo. 4 e procedo in questo modo sino a 58. Una volta che avremo chiuso le prime 58 maglie, procediamo col lavorare 22 maglie. Una l'abbiamo sul ferro e lavoriamo 22 maglie diritto. 2 3 4 e 22. Adesso procediamo col chiudere le rimanenti. Quindi lavoriamo la successiva e accavalliamo. 1 2, quindi ne chiudiamo ancora 58. 3 4 5 sino a 58. Una volta che avremo terminato col chiudere le 58 maglie dell'altra parte Andiamo a tagliare un pezzetto di filo, allunghiamo l'ultimo punto e chiudiamo il filo all'interno dell'asola in modo da bloccarlo. Adesso lasciamo le 22 maglie sul ferro. Prendiamo l'altro ferro e montiamo con il Dion 12 maglie. Le montiamo però normalmente, quindi non andiamo a fare un montaggio complesso, ma andiamo semplicemente a montare le maglie facendo il primo cappietto iniziale così e poi montiamo le maglie con il metodo semplice quindi giriamo il filo intorno al dito in, entriamo con il ferro sotto il filo e tiriamo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 adesso prendiamo il ferro dove abbiamo lasciato le maglie in sospeso e andiamo a lavorare sempre con il dion le maglie che abbiamo lasciato in sospeso sul ferro quindi abbiamo 22 maglie andiamo a lavorare 22 maglie a diritto anche se qui abbiamo il rovescio lavoriamo a diritto 1 2 3 4 sino al termine una volta che avremo terminato di riprendere tutte le maglie procediamo con montare. Dopo la ripresa delle 22 maglie centrali ancora 12 maglie sempre nello stesso modo. Quindi una, due, tre. Sino a 12. Procediamo adesso andando a lavorare in ferri di andata e ritorno a punto. Coste 1 e 1 che non si vedranno i fini, non si vedranno molto ai fini della lavorazione, ma ci occorreranno per rendere il nostro collo elastico. Entriamo nel primo punto del ferro e lavoriamo un diritto, punto successivo. Lavoriamo un rovescio, punto successivo. Lavoriamo un diritto. Punto successivo lavoriamo un rovescio. E procediamo un diritto un rovescio, sino al termine del ferro. Nel ferro di ritorno, andremo a lavorare punto su punto. Dove abbiamo il diritto, lavoriamo il diritto. Ora non lo vediamo. Però sappiamo che se abbiamo terminato con un rovescio. Il, il, il punto del ferro successivo è a diritto. Quindi procediamo andando a lavorare punto su punto un diritto, e un rovescio sino al termine del ferro. E nel faro successivo nuovamente punto su punto lavoriamo per un totale di 7 centimetri il nostro punto coste 1 e 1 dopodiché andremo a chiudere e chiudiamo nuovamente con la cavallata tenendovi belle morbide quindi non tirate il filo andate a chiudere la prima maglia chiudete la seconda ma morbida morbida punto su punto tutto a diritto, tanto è in influente, E andiamo a chiudere tutte le maglie. Quindi lavoriamo una maglia e accavalliamo la precedente, esattamente così come abbiamo fatto prima. Una volta che abbiamo terminato, anche in questo caso allunghiamo l'ultimo punto, tagliamo un pezzettino di filo, poco perché questo è prezioso, <ride> e poi andiamo a stringere. Adesso andiamo a piegare, questo è il nostro collettino, ora andiamo a piegare la manica e andiamo a riprendere tutti i punti del polsino e lo possiamo fare in due modi, o con i ferri in linea o con i, con i circolari, quello che volete. Io lo farò con i ferri in linea, se lo fate con i ferri circolari andate a lavorare poi in tonno, invece io andrò a lavorare in ferri di andata e ritorno, però il procedimento è lo stesso. Riprendo il filato di ON, faccio un capietto e lo passo sul ferro a questo punto passo il, il punto che ho sul ferro sotto il punto della lavorazione e procedo andando a riprendere un punto sì e un punto no quindi il prossimo lo salto entro nel successivo e riprendo il punto il prossimo lo salto entro nel successivo e ne ho già ripresi 3 salto 4 salto, 5 salto, 6 salto, 7 e procedo così andando a riprendere tutti i punti del polsino. Io ho ripreso un totale di 34 maglie. Adesso vado a lavorare il ferro successivo prendendole due a due. Tirate bene. La lavorazione in modo che sparisca attraverso il peletto del nostro filato pelliccioso. Così, e adesso andiamo a riprendere le maglie due a due lavorando appunto. Coste lavoriamo le prime due prendendole insieme a diritto, le successive due le prenderete insieme e le lavorerete a rovescio. E procedete così sino al termine: quindi due insieme a diritto. e due insieme a rovescio. Procediamo a lavorare in ferri di andata e ritorno, Appunto punto coste 1,1, -1, così come abbiamo fatto nel colletto, per 5 cm di altezza. Una volta che avremo raggiunto i 5 cm di altezza, andremo a chiudere esattamente come abbiamo fatto prima, quindi lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, e accavalliamo, sempre tenendo il filo molto morbido. E procediamo andando a chiudere tutto il polsino una volta che avremo terminato di chiudere anche in questo caso solleviamo l'ultimo punto però tagliamo un pezzettino di filo un pochino più lungo perché ci occorrerà per cucire il nostro polsino quindi chiudiamo nell'asola il filo tiriamo poi dalla parte del rovescio è uguale eh? dalla parte del rovescio del diritto con questo filato è uguale però dalla parte del rovescio Prendiamo il nostro ago, inseriamo il filo nell'ago e andiamo a chiudere. Uniamo il polsino, così e andiamo semplicemente a chiudere facendo prendendo un punto da una parte, un punto dall'altra e tiriamo un punto e un punto e tiriamo un punto un punto e tiriamo ovviamente questo passaggio se utilizzate i ferri circolari lo dovete saltare perché non avete bisogno di cucire una volta che abbiamo terminato di cucire entriamo all'interno dei dei punti della cucitura stessa facciamo primo un punto asola in modo da bloccare quindi lasciamo una solina e tiriamo e poi entriamo all'interno dei punti così E facciamo sparire il filo di lavorazione e ripetiamo per l'altro polsino. Una volta che avremo terminato di realizzare entrambe i polsini, andiamo a profilare tutte le parti libere con la pellicetta. Ora potete farlo sia con l'ago andando a fare dei punti. Adesso allora vi faccio vedere come, se lo volete fare con l'ago oppure con l'uncinetto. Io lo farò con l'uncinetto perché viene, secondo me, viene meglio. Se lo volete fare con l'ago, quindi se non sapete usare l'uncinetto, entrate nei punti in questo modo e andate a fare un giro in ogni punto. Quindi entrate nel punto successivo e tirate. Entrate nel punto successivo e tirate. E viene un profilo medio. Invece se lo fate come me, prendete l'uncinetto numero 5. Entrate nel primo punto, agganciate il filo, fate una catenella con due fili quindi andate ad inglobare anche il filo più corto, poi lo lasciate andare, lo fate sparire in un secondo tempo e fate a seconda di quanto volete alto il bordino un giro a maglia alta o a maglia bassa e ovviamente lo farete in tutti i bordi eh, nudi. <ride> quindi io faccio, lo faccio a maglia alta quindi vado a fare altre due catenelle e poi entro nei punti in maniera uniforme. Quindi, ovviamente, essendo i punti sotto più fini, il filo il filato che abbiamo usato sotto è più sottile, quindi non andremo a lavorare tutti i punti, ne lavoreremo uno sì e uno no per far sì che non si arricci. E andiamo a lavorare un giro a maglia alta o a maglia bassa. Quindi carico il filo, salto un punto, entro nel successivo lavoro la mia maglia alta vedete così rimane uniforme se lavorate tutti i punti poi tende ad arricciarsi e non viene un bel lavoro quindi procedete andando a riprendere tutti i punti cioè tutte le parti libere da, dalla pellicetta praticamente quindi tutti i profili all'uncinetto li riprofilerete con la pellicetta una volta che avremo terminato di profilare tutto il nostro progettino Andiamo ad attaccare i bottoni nella parte sinistra del collettino e poi non abbiamo bisogno di fare asole perché questi bottoncini passano perfettamente attraverso le maglie, quindi non abbiamo bisogno di creare asole, quindi è ancora più semplice. Prendiamo ago da cucito e filo bianco. Prendiamo la parte sinistra e, met e, e mettiamo il primo bottoncino all'inizio. Questo filato di On ha questa anim animella di stoffa, vedete? la parte nera diciamo è di stoffa quindi voi vi agganciate a questa parte di stoffa prendete il bottoncino e andate a cucirlo entrando nel, nella, nel buchino sotto poi rientrate nella parte in stoffa ripassate all'interno del buchino da sotto tirate e agganciate stoffa e buchino del bottone e nuovamente stoffa da sotto e buchino del bottone e lo fate per un po di volte in modo che sia bello fisso poi cosa fate girate due o tre volte intorno al bottone stesso col filo passate sotto e andate a fermare il filo rientrate all'interno della stoffettina e chiudete un punto asola così, poi non si vedrà più una volta che avrete tolto il filo, tagliato il filo non si vede più perché si nasconde tra i pellettini. E procedete andando ad attaccare un bottone qui, un bottone a una distanza di circa 6 cm, un bottone dall'altro, e poi andate ad abbottonare il vostro collettino. Ora dovrete solo decidere se farlo per voi o fare un regalo, non vi rimane che prendere in mano i ferri, il filato e provare comunque a farlo. Il nostro tutorial, l'avete capito, ormai è terminato. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito. Vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi.